Sganaway Podcast. Cerca Sganaway su iTunes, iscriviti gratuitamente al nostro podcast e riascolta il meglio di ogni puntata. Una vera storia. Una reale ragazza. Un segreto mistero diventante una grezza denuncia. Dallo studio bunker di Via Massena Zero. Chi ha illuso Luisa? Preferirei non dirlo. Un verso controverso. Molti lo hanno preso per Virgilio, molti lo hanno preso per Catullo, sì. Molti altri, moltissimi, lo hanno preso per Lucullo. In che senso, scusa? Anche noi ci sentiamo un po' presi per Lucullo, sì. Da questo personaggio. Sì. Luisa, ciao, e la sua illusione. Ciao Luisa, come stai? Ciao, basta foto, basta video. Chi è che ti sta fotografando e videando? Mamma. Allora Luisa, tu in dietro le transenne, per ma favore. Quali transenne? Dove se, ti trovi? Se tu vai in onda... Vabbè. Comunque se tu vai in onda con l'immagine criptata e la voce camuffata, la gente per strada in teoria non dovrebbe riconoscerti. Ma infatti non capisco perché poi dopo loro, poi lei... Lei chi? Poi lui... Lui chi? C'è uno dalla Puglia che... Uno dalla Puglia, non sono pochi in questa radio. E sono a metà. Chi è che ti sta fotografando, Luisa? Basta foto, ciao ciao. Ma se tu sei criptata, come fanno a vederti? Ciao, sono Luisa, una ragazza bellissima di 28 anni. Sì. Purtroppo ho avuto delle esperienze molto tristi nel mondo dello spettacolo. Sì, parecchio triste. Loro mi hanno raggirato, mi hanno chiesto dei soldi. E tu gliel'hai poi dati? Poi lei mi chiamava, poi loro. Loro chi però? Poi ieri notte. Ah, cos'è successo? Aggiorniamo. Ma adesso la mia vita sta prendendo una cosa? Una nuova piega? No, la piega non l'ho fatta perché sono andato da Widad a fare i ritual. Ah, direttamente da lei, però che stile. Sì, all'estero ho fatto questo viaggio. Ah, quindi tu vai a tagliarti i capelli all'estero? Io vado a destra e manca, Fabio. Sì, questo l'avevamo capito, anche avanti e indietro, immaginiamo. Dove, giù. Dove piglio? Immaginavamo anche questo. Ma signore, ma perché esulta? Mamma... Allora, volevo farvi salutare perché mio cane è sgrunto perché gli è passata la tosse. Ah, per fortuna. È stata Dio. Ieri ha mangiato le crocchette. Sì, che crocchette ha mangiato? Quelle del caviale. Ma che caviale? Una ricchezza esormitante. Sono a forma di pastiglia Valda. Che fa dopo? Sapere queste crocchette, vorrei provarle anch'io. Se sgrunto, fossi. Saluta la radio. Sentiamo un vago accento russo, deve essere il caviale. Allora adesso vi elenco i pro e i contro di avere un cane come sgrunto a casa. Sì, il caviale soprattutto. Non vediamo allora, l'ora. Il cane sgrunto non è un cane da salotto. In che senso? Che senso? Perché a lui piace stare nei parchi. Tutti i cani comunque dovrebbero stare all'aria aperta, sì. Allora, il cane sgrunto è una razza giamaicana. Ma non per... giamaicana. Ma per favore, con questi calembuni. Ed è un cane da tartufo. Ma è impossibile. Come fai a essere un cane? E anche annuso, è un cane che annusa gli spacciatori. Ah, quindi un cane poliziotto? No, non è poliziotto. È fruitore. È uno che trova gli spacciatori. Lui sequestra e poi... Ah, ho capito perché ama i parchi a questo punto. Adesso ho ricollegato. Infatti ci sono dei periodi che non si può avvicinare. Chissà che fame chimica che c'è. A mese scorso aveva finito le cartine. Ma io non credo che il cane sia in grado di confezionarsi autonomamente uno spinello. Allora, ieri sera la mamma mi ha detto che forse ce la facciamo. A fare cosa? A fare che? Prima ti ho detto... Fatti pagare. Cosa facciamo? Ripassiamo la lezione. Allora, io la mamma mi ha detto che la nostra filosofia di vita deve essere fatti pagare. Sì, questo lo avevamo evinto anche dai passati episodi, Luisa. Però tu che cosa stai facendo al momento? Allora, coadiuvata. Coadiuvata. Dalla mamma? Sì. Siamo andati a questo provino a Reggio Emilia. A Reggio Emilia a fare cosa? C'era il provino di uomini e donne senior. Ah, fanno anche i provini per quella trasmissione. Ma uomini e donne senior è quella con le persone di una certa età. Ma io ero troppo giovane. Insomma, 28 anni. Magari tua madre potrebbe partecipare. Però loro mi hanno detto che poi lui il regista. Lui chi? Ah, il regista, quindi, di uomini poi, e donne. Poi lei. Lei chi? La De Filippi. Preferirei non. Non dirlo. Non dirlo. Ecco, ma tu sei riuscita a entrare nonostante la tua giovane età? Ma io ho fatto amicizia con uno di Altamura. Non capisco l'attinenza. E poi ho avuto questa storia d'amore in camerino con uno di Putignano. Ma quanti anni aveva? Al massimo a carnevale puoi avere biglietti gratis. Che era venuto su a vedere Milan Barcellona. Ma così, è una roba inutile. Ci siamo trovati molto bene subito. Sì, avete parlato di Messi con questo di Putignano? Beh, certo. Messi e Tolsi. E allora abbiamo notato la somiglianza fisica tra me Messi e Carlo Pistarino. È vero però, non ce l'ho mai fatto. Pistarino è 80 però. E
durante il provino, sì? Poi loro mi hanno chiesto di cantare. Eh no, è impossibile che almeno. No, no, cos'è sta cagata? Cos'è sta base abnorme? Cos'è la vuelta? Allora io so che i miei pezzi cantati vanno molto. No, fanno pietà, Luisa. Vado? A me mi gusta ballare ritmo vuelta. A ti te gusta ballare ritmo vuelta. È scandaloso. A tutto il mondo gusta ballare vuelta. Baila, baila ritmo vuelta. Con la mano, mano. Con la altra mano. Mano. Con la gamba, baila, gamba. Baila ritmo vuelta. Basta, basta, basta autografi. Sai che mi hai angosciato. Basta autografi. Ma chi, a chi li stai firmando gli autografi? Per il momento nessuno, però. Ah, infatti. Ma io dico, ma questi signori anziani, questi tronisti anziani, hanno ballato questa tua canzone? Basta foto. Basta foto, mamma. Cos'è? Chi è questa persona anglofona? George Clooney. George Clooney. Ma è uno che dice di essere George Clooney. Ma è lui? C'è il caffè? Guarda se c'è il caffè decaffeinato in valigia. Ah, aspetta un attimo, ma do you have a coffee? Oh, well, yes, yes. Mi sa che lui. Ma è impossibile, sta parlando un gremlo assurdo. Allora, ragazzi, l'imitazione di Clooney che sentite. Allora, ragazzi, a me sembra lui. Se non dovesse essere lui, sì? Io intanto me lo faccio. Ma perché, scusa, Luisa? Bravo, bravo, bravo. Bref, 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 questo è quello di Altamura. Luisa, vuoi forse dire che tu saresti disposta a fingere di essere la donna di George Clooney come altri in passato per entrare nel mondo dello spettacolo? Ah, sì. Hai risposto. Lasciami finire. Ah, scusa. Ah, scusa. Sì, ma preferirei non dirlo. Ah, vabbè. Ma la smetta, signora, mandati l'espresso. Do you have a cigarette? Oh, let's go. Meglio CJ.